Siamo in diretta, di qui siamo in diretta, ma siamo in ritardo. Questa è la prima diretta che facciamo condivisa tra Instagram e Facebook, doppia. Infatti ci abbiamo messo un po' per fare i preparativi e tutto quanto di quello che... Salutiamo di lì e salutiamo di qua. Dimmi, cosa succede? Cos'è Un motorino. sto? Ah, boh. Niente, vabbè, bello della diretta. Allora, La falegnaiola. infatti avevo paura che fosse la legnaiola. Comunque, in ogni caso, Let's go. ciao a tutti. Vabbè, piccolo intro per chi, perché questa è una diretta fatta per più che altro per chi non ci segue da molto, visto che ci stanno mandando un po' di mail di informazione. Io sono Marina, lui è Fabio. Mi nombro Isinigo Montoya, della Vega della Cruz. E viviamo in barca da ormai 3 anni con i nostri due ragazzi, ormai non sono più bambini, Valerio e Leilani, e i nostri due gattoni. L'altra volta c'eri tu con la gambetta, stavolta ci sono io E i con... nostri due gattazzi. È vero, è Ok. vero, è vero. E per l'appunto facciamo questa diretta come abbiamo cambiato vita, più che altro per chi ci segue da poco perché ci stanno arrivando parecchie mail, non riusciamo a rispondere a tutti, e allora vi raccontiamo un po' come siamo finiti in barca su Gentilina. Esatto, esatto, esatto. Allora, vabbè, dai, prima di iniziare faccio velocissimo, chi ci segue su YouTube si iscriva al canale, la campanellina, non mi ricordo più, Facebook, Attivate le notifiche su seguite, bla YouTube, bla 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 bla. fate l'iscrizione, su Ottimo. Facebook mettete il like, Tutto quello su che potete Instagram fare, sì, vai, vai. Ok, condividete, eccetera, eccetera, eccetera. cominciamo. Dunque, allora, premessa, vai, dilla tu. Guardate, ho proprio espressamente detto, mi raccomando, guarda, visto che hai scritto tu tutta la storia, non guardare me, di vai. Ma l'abbiamo fatta insieme la scaletta Comincia tu, apposta. comincia tu. Allora, dunque, piccola premessa, sembra che vivere in barca sia tutta una vacanza, ma così non è. È vero. Assolutamente, in barca ci sono tantissime cose da fare, lavoriamo come lavorano tutti. La riprova è che questo rumore che sentite in sottofondo non è, come ho pensato prima, il motore di un tender, ma è qualcuno che sta lavorando sulla barca. Esattamente, e in più per l'appunto noi lavoriamo direttamente dalla barca, abbiamo i ragazzi, eccetera, eccetera, i gatti, per cui non è propriamente una vacanza, ma in sostanza la storia, come siamo finiti in barca? Cominciamo Dall'Egitto. da tempo indietro, cominciamo dall'Egitto, come i faraoni, le antiche mummie, insomma. Tempo addietro, abbiamo fatto un viaggio di non nozze, e non, perché non ci siamo sposati poi alla fine. Abbiamo provato, ma non, si vede che non era destino, e Fortuna. non siamo riusciti, per fortuna sua, ma anche un po' mia. Insomma, alla fine non ci siamo Però sposati. abbiamo fatto il viaggio di non nozze. Abbiamo fatto il viaggio di non nozze e siamo andati a Sharm. Sharm. Era un febbraio, eravamo tutti e due impegnati, chi faceva questo, chi faceva quello. Lei aveva un negozio dove lavorava 12 ore, io facevo 2000 cose. E sì, poi la sera andavamo a mezzanotte, andavamo a fare l'inventario, tutte queste robe qui. E abbiamo fatto sto viaggio, siamo arrivati lì, ci siamo seduti sul lungomare e guardavamo i barconi che portavano via tutti gli scuba diver, i turisti. E dicevamo, però non sarebbe malaccio comprare una baracca di sta roba qui e metterci qui a No, fare ma lo far la scuba sciamandura diving. anche noi. Facciamo la sciamandura anche noi. È vero, è vero, è vero. Alla fine ci siamo, come tutti i progetti estivi. Era il progetto della vacanza, non ci siamo neanche Sì, informati, ero però diciamo che passato un parte po' da lì così. l'idea della barca di vivere sul mare, no? Erano già 8 anni fa, 8 anni Sì. fa. E però per l'appunto eravamo ancora dell'idea, insomma, ci eravamo praticamente appena messe insieme, per cui famiglia appena Quindi avevo costruita. mandato un bigliettino, ho scritto vuoi congiungerti con me? Sì, no, forse. E eravamo ancora dell'idea appunto casa, famiglia, lavoro, comprare casa, mutuo, tutte queste cose qua, per cui insomma il progetto di andare a fare la sciamandura in Egitto non Niente, ha non ha niente, attecchito, non non ha ha attecchito, non ha attecchito, trovato terreno niente. fertile, quindi niente sciamandura, niente Egitto. Ci tengo a dire però che ho imparato che tavolo in arabo si dice tarabesa Ah, bene, viaggio e culturale. sopracciglio rimush. Un viaggio culturale, Poi non mi bellissimo. ricordo più. Boh.
Allora, poi cosa è successo? Abbiamo portato avanti la nostra vita normalmente, il lavoro, la casa, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto il mutuo, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Abbiamo smesso di fumare perché sia io che Fabio eravamo fumatori tosti, 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 tosti. Pacchetto E al giorno a testa. sì, infatti abbiamo deciso di risparmiare, di cominciare a risparmiare queste 10 euro al giorno per comprare il famoso Il nostro gommone gommone da sbarco che residuato bellico abbiamo degli anni amato. 80. Ma è stato un gommone amato perché chi l'ha avuto, anche lui ce l'aveva da piccolo e andava col papà. L'ha venduto a noi, anche noi siamo andati coi figli. Tutti i nostri mezzi nautici sono così, Sì, la sì, 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 gentilina. sì. Tutta una storia bellissima. Allora, insomma, abbiamo comprato questo gommone con il quale Sì. abbiamo passato due Abbiamo smesso di estati. fumare, in un mese abbiamo risparmiato 6.000 euro. No, dai, il gommone, 10 euro al giorno quanto però l'avevamo pagato? l'avevamo pagato con il 600, motore, tutto. 700 euro. Sì, beh, alla fine eravamo andati sui 1.200-1.300 circa. Sì, perché era tutto da rimettere a posto, era un Nel motore disastro. c'era un nido di vespe, Sì. È però è servito benissimo, quindi è andato perfetto. andato bene. E facciamo questa vacanza in Sardegna, tra le altre cose, per fortuna, scortati da una coppia di amici che non sentiamo da tanto, ci sono venuti in mente oggi, li vogliamo chiamato, Dopo li Umberto chiamiamo. Rossella, sì. Yes. Umberto Rossella che ci hanno visto con sto coso e fortunatamente ci hanno fatto da spalla con il gommone. Vai tranquillo, io intanto rispondo così a gesti e. E poi cos'altro? Vabbè, tornati da ste vacanze, così io comincio a impallinarmi che non mi sta bene, insomma, la vita che facciamo, Sì. eccetera, eccetera. Comincio a guardare di tutto, video. Cioè, passavo tutti i momenti liberi a guardare tutta sta gente che andava in giro, chi con le biciclette, chi con il Fatti due furgone, chi maroni. con la barca a vela, Due tutto, maroni tutto, esagerati, tutto. ma ha fatto una roba bestiale, Alla guarda, fine avrò veramente. raggiunto l'obiettivo. Guarda, non potevo sdraiarmi, Perseveranza, mettermi bam vicino, bam bam cominciava. Guarda bam bam bam. questi, guarda qua che ti esce una roba. Guarda che facciamo una direttona. Mi veniva vicino nel letto, cioè mi mettevo nel letto, mi veniva vicino. Guarda, guarda questi qui, visto che loro se ne vanno in giro, fanno le cose. Guarda questi qui, questi sono in giro col van. Guarda questi qui, questi sono in giro col tronco d'albero, a nuoto, a piedi. Una roba. E alla fine siamo capitati sulle coppie nautiche. E noi già avevamo No, la barca, noi già più o meno sì. andavamo in barca al weekend. E quindi lì, visto che mi stramacciava. Perché la mia prima proposta è stata quella di comprare un furgone Westfalia e andare in giro con quello, però lui non era molto dell'idea. A me No, piacerebbe no. ancora farlo. No, per carità, ma sai, fossi una coppia, penso di sì, ma un furgone, Westfalia, Ci in sono le quattro. famiglie che vanno in giro con il E furgone. Madonna, cioè, se aprono dietro escono le scorregge. No, per scherzare, però non era proprio il mio, nel senso mi sarebbe Non piaciuto, piacerebbe. ma in coppia, in quattro un furgone troppo piccolo, nel senso non si poteva fare, dai. Allora, insomma, visto che vedo che la barca a vela insomma, gli attizzava un pochino, gli Giattizzava. attizzava l'idea un pochino, allora comincio a rompere le palle sulla barca a vela, bim bim bim, e comincio Delos, la Vagabond, È ah, vero. guarda, 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 È vero, ma è vero, è vero. non c'era il budget per comprare la barca a vela. Nel frattempo facevamo i nostri weekend al lago con la piccolina, con la Sì, pupazza. vabbè, comunque smettere di fumare è stata la cosa che ci ha, un Sì. piccolo gesto che comunque ci ha portato a fare un sacco di cose. Vabbè, sì, insomma, abbiamo risparmiato un sacco di soldi anche. No, ma anche tempo, vabbè, insomma, Non so in salute, comunque un però. piccolo, un passettino che però, insomma, è andato bene. Poi cosa è successo? Allora, io stramacciavo talmente Vedi che le palle. solitamente sono io che picchio, faccio. Oggi è lei che non riesce a contenersi, sì. Bello, mi piace raccontare questa storia. Stramacciavo talmente tanto le balle, Yes. che un giorno mi guarda e mi fa: "Senti, mi hai rotto le scatole, noi avevamo praticamente appena comprato casa, proviamo a mettere in vendita sta casa, se è destino bene, se non è destino, Sì. pace e amen". Ma Paio d'anni dopo, avevamo fatto tutto, avevo fatto il parquet, avevo fatto le luci, avevo sì, era fatto bellissima tutto avevo fatto. casa Novara, Tutto era avevo veramente fatto. bella, l'avevamo ristrutturata, tra Sì. virgolette, un po' da soli, Comunque, bella, bella, bella. di notte con tenti vicini che ero lì. Sì,
tardi, no? Segare via la roba. Vabbè, vabbè. E insomma, in sostanza l'abbiamo venduta completamente impreparati nel giro di neanche una settimana, 4 giorni, una roba del genere. Sì, abbiamo messo fuori il Clacol, l'insegna. Un giorno dopo abbiamo venduto la casa. Beh, era molto bella comunque casa. Il panorama era bellissimo. Sì, stupenda. Vabbè, in ogni caso, cos'è? Allora cos'è successo? Eravamo un po' impreparati, infatti dopo comunque dirò una cosa, no? Però fortunatamente anche gli acquirenti, insomma, avevano tempo di vendere, dovevano vendere casa loro, e in sostanza niente. Cosa succede? Che riesco a organizzare un po' tutto, troviamo la gentile, un casino. Quel periodo sono stati 2 mesi di fuoco, in 2 mesi si è riusciti a trovare la barca. Sì. Tu sei andato a vivere in barca e hai incominciato a mettere mani dove neanche sapevi dove stavi mettendo mani. Io ho svuotato tutta una casa, residenze, roba burocratica, sì. Un casino, veramente, un casino, casino, casino. Comunque la sostanza qual è? Che, insomma, guardavo affascinato. Abbiamo ripianato le banche, un piccolo finanziamento che avevamo indietro e tutto, e personalmente, questa è una cosa personale, magari facciamo una vita modesta, non è che insomma... siamo ricchi, però... Leilani vende i fiammiferi qui in piazza, Valerio lo mandiamo a fare le pulizie nei castelli. Quindi... però c'è da dire, a me personalmente, avere per me è una libertà mentale sapere di non avere nessun tipo di finanziamento, nessun tipo di mutuo, vincolo. Nessun tipo di vincolo, perché siamo squattrinati ma siamo liberi, non dobbiamo niente a nessuno. Dopo questa andiamo avanti, e infatti comunque... Dai, allora, vita modesta... C'è scritto proprio vita modesta non no superfluo, nel no. Senso che... È vero. Non è... Ma sì, diciamo che non, facendo questo tipo di vita ti porta a fare totalmente altre cose. Noi, per esempio, lavoriamo tutto il giorno per stare no, in barca. Sì, veramente, perché non sono finiti i nostri sogni qua. Ciao Tommy. E no, il nostro sogno non finisce qui, nel senso che noi però ne parliamo dopo, sì, segui bene, la scaletta. Bene, seguo la scaletta, va bene. Allora, qui abbiamo scaletta che dice società TV standard. Questo è il, in tre parole, è quello in cui ci vogliono educare. No. Cosa succede? Dai, adesso non è che vogliamo fare il guru o cose di questo tipo, però effettivamente, almeno come sono personalmente cresciuta, poi magari voi avete delle altre cose. Da quando nasci hai milioni di maestri che ti spiegano tutti più o meno la stessa cosa. Quando sei piccolo vuoi fare tante cose, vuoi fare... io per esempio da piccolo volevo fare il trattorista, e quindi essendo nato a Novara con le risaie ci poteva anche stare perfetto. Perfetto, no? E, però man mano che cresci sei sempre più legato all'ottica che ti, diciamo tra virgolette, perché non è proprio così, però diciamo che la società cerca di portarti a vivere in una certa maniera. E alla fine cos'è? Nasci, studi, cerchi di farti una carriera, cerchi di comprare una casa, il mutuo, poi ti fai il finanziamento per la TV, finanziamento per la macchina, però noi tutte queste cose qua fortunatamente dai, no, non le abbiamo mai le facciamo fatto. Per la barca, per i pezzi della barca, tutte queste cose qua, però abbiamo spostato il nostro materialismo, sì, sì, sotto sì. Un il nostro altro bisogno punto è un altro, di vista. Però almeno questo, nel senso, non è un bisogno fine a se stesso, è un qualcosa che ci serve per poter poi portare in giro, fare varie cose, non potremmo permetterci di fare in città. Comunque vabbè, faccio una piccola parentesi senza fare il super guru. Questo tipo di vita lo apprezzo particolarmente in quanto famiglia, perché anche noi abbiamo tutti i nostri problemi, un sacco. Valerio sta diventando adolescente. Mia, vabbè. Comunque sono abbastanza orgogliosa, perché gli stiamo per poi la scelta sarà loro, nel senso, se loro decideranno di andare in città a fare i manager o qualcosa del genere, tanto di cappello va benissimo. Però insomma, perlomeno gli stiamo facendo vedere che c'è un altro modo per vivere, si può vivere anche vita. In maniera differente, esattamente, eh. Vabbè, parentesi guru, ok. Poi insomma, per noi, ecco, allora, questo è importante. Allora,
Aspetta, che voglio vedere come lo spiega, voglio vedere dove vuole arrivare. Vai, vai, vai. Con questo video noi non vogliamo spingere nessuno a fare una scelta comunque. La nostra alla fine è stata una scelta un po' azzardata, un po'. Direi che parecchio. È stata sì azzardata, perché quando siamo partiti comunque non è che sapevamo bene come poter poi portare avanti le cose. Nel senso, quando fai una scelta di vita del genere, la navigazione diventa, diventa l'ultimo dei problemi, ma hai tanti altri problemi che si pongono, perché portare avanti una famiglia in una maniera coerente col tuo stile di vita, ma devi comunque riuscire a portare avanti il discorso lavoro, il discorso soldi e tutto quello che c'è intorno. Allora, io devo dire che a me quello che mi ha sempre tranquillizzato, e che comunque sembra che non è che voglio tirarmela o cosa, una roba del genere, però ho sempre avuto il pensiero che se tutto fosse andato male avremmo sempre comunque fatto in tempo a tornare e a fare lo stesso tipo di vita che sì. Facevamo prima. Adesso ecco, è un po' questa difficile era la pensarlo. Mia sicurezza, sì. Adesso è difficile pensarlo, più che altro perché mi tornerebbe difficile riuscire a tornare a fare quel tipo di vita lì, cioè mi sentirei in grado, nel senso non penso che avremmo problemi a tornare e a ricominciare da capo. Però farei parecchia fatica. L'anno scorso ho passato qualche mese a Novara, sono finita che non ne potevo più, per fortuna che avevo famiglia e amici. Comunque, in ogni caso, cioè, ci mancano gli amici, ci manca la famiglia, però chiaro. Cercano comunque di venire il più possibile a trovarci. E è una buona cosa anche per i ragazzi, comunque ci sono i nonni, ci tengono a stare con noi. E buona, buona cosa. Comunque, insomma, per l'appunto, facendo il succo del discorso, non vogliamo passare il messaggio che bisogna domani vendo tutto, prendo su baracca e burattini, me ne vado, no? Okay. Nel senso, poi da una parte a noi è stato anche il destino, il fatto, un po' bravura, ci sono capitate comunque le cose giuste al momento giusto. Culo. Ma il messaggio è che cioè si parte sempre dalle piccole cose, infatti è per quello che siamo voluti partire dal fatto del dire è iniziata in Egitto e poi abbiamo smesso di fumare, abbiamo comprato il gommoncino, piano piano, no? Step by step. In sostanza è svestirsi del superfluo per fare delle altre cose, cioè ad esempio poi quello, ecco qua possiamo andare anche un po' a filosofeggiare, non è un filosofeggiare, però effettivamente poi quando vivi un tipo di vita differente ti rendi conto che tutto quello che a Novara ti sembrava essenziale in realtà non lo è. Non è poi così essenziale. Cioè, io mi ricordo ogni volta che dovevo andare a fare una riunione giù a Roma per l'azienda per la quale lavoravo, mi fiondavo nel negozio di vestiti perché dicevo oddio, l'altra volta ero vestita così, scemenze, no? Questa non era una cosa da donna, e allora devo trovare la cosa giusta, ma così andrò bene. Cioè, adesso andiamo in giro con se c'è un buco sulla maglietta, mi frega il cazzo. Sì, anch'io difatti volevo cambiare la maglietta, i pantaloni, sono tutto stracciato. No, sto scherzando. Però no, io effettivamente sto prendendo l'occasione di queste dirette per vestirmi un po'. Sì, difatti ho detto, per lei queste dirette fanno benissimo perché è costretta comunque a mettersi, a mettersi carina, un po' bella, e mi fa anche piacere. Allora, vabbè, insomma, poi aspetta, raccontiamo un episodio. Questo è soprattutto quando noi siamo tornati l'anno scorso, era maggio, ci hanno invitato al Vela Festival e se l'Eugenio ci sta seguendo lo saluto. Ci siamo resi conto che ci eravamo un po' inselvatichiti perché l'abbiamo raccontato più di una volta. Sì, no, quando siamo alla fine del Vela Festival, vai. Quando abbiamo fatto l'ultima intervista. Anche lì ci siamo messi un po' tutti carini, un po' tutti bellini, e quando ha chiesto a tutti quanti, c'erano altri due partecipanti tra cui i fratelli Galimberti, l'Andrea Fanfani, e loro hanno progettato un anno, due anni prima di andare a fare il giro in barca. Hanno fatto bene, sono sì, loro sì. Nel giusto. Quando hanno chiesto a noi, hanno detto, voi che avete una famiglia, chissà quanto ci avete pensato prima di andare in barca.
eravamo costretti. In verità. Non avevamo più una casa, dovevamo trovare un'alternativa per forza di cose. È vero. No, comunque insomma, si parte dalle piccole cose e tutto si può fare sempre. L'abbiamo fatto noi con due figli, una famiglia, due gatti. Si può fare, bisogna esserci portati. Sì, bisogna esserci portati, ecco. Vabbè. Magari fatevi un paio di vacanze prima. Sì, prima di decidere di andare a vivere in barca a vela, per favore fatevi un paio di vacanze lunghe, perché può diventare veramente un incubo se no. Comunque, in ogni caso, andando avanti appunto con la storia, è caduta dall'escaletta, c'è l'occhio nero. Andando avanti con la storia, per l'appunto abbiamo venduto la casa e siamo partiti, avevamo un budget di 2 anni che presto abbiamo capito che non sarebbe bastato per 2 anni con la gentilina e insomma abbiamo cominciato a lavorare. Per quanto riguarda il lavoro, non stiamo qua a dilungarci perché sennò verrebbe fuori un'altra mezz'ora solo a parlare di lavoro, ma se vi interessa e non avete seguito le altre dirette, andate a vedere o su YouTube o su Facebook la diretta Valeila Sale Smart Working, e raccontiamo cosa facciamo, come abbiamo cominciato a farlo, eccetera eccetera. Esatto. Siamo alle conclusioni, siamo stati anche abbastanza brevi, che ore sono? Non ho idea. Beh, dai, insomma. Non ho idea. Così almeno non li annoiamo più di tanto. Che ore sono? Sono le, aspetta che vediamo, 18 e 28. Dai, mezz'ora, dai. Conclusioni. Bene. Li abbiamo già detti, in sostanza. Eh sì, beh, una delle cose molto belle della barca a vela, in conclusione, è l'avere più tempo per se stessi. Ma in generale di una vita alternativa, non solo la barca a vela, c'è chi decide di andare a vivere in montagna, c'è chi decide di andare in giro in bicicletta. Ti ricordi quel ragazzo che abbiamo incontrato? Ah sì, abbiamo incontrato un ragazzo sulla spiaggia che si faceva il giro dove andava in India in bicicletta. Quindi piano piano lui si è preso anche lui 2 anni, poi... Sì. Chissà quando tornerà, poi ecco, se chi ci ascolta, a noi ci seguono più che altro famiglie, persone che insomma già hanno una famiglia impostata e tutto, ma se c'è qualche ragazzo o ragazza giovane che ci sta ascoltando, andate ragazzi, che insomma l'avrei fatto prima, guarda, giro veramente. Il mio goal, insomma, 20, non voglio 22, spingere 25 anni, i ragazzi andare a far niente, però insomma io spero che Valerio e Leilani viaggino da morire, che il viaggio è la cosa che ti arricchisce. Beh, il viaggio è... No, quello faremo un'altra cosa. Va bene. E, che sogni abbiamo? Quali sono i nostri sogni per adesso? Per noi non è finita, per l'appunto. Cioè, non è che... Navigare. Esatto, allora, navigare. Quello che un po' mi scoccia è che comunque, insomma, non abbiamo... Mi scoccia, tra virgolette, dai, che non abbiamo navigato tantissimo. A me personalmente piacerebbe navigare molto di più. Mi piacerebbe anche andare dall'altra parte dell'Atlantico, non tanto per l'Atlantico, per i Caraibi, ma per andare in Pacifico. Mi piacerebbe tanto andare in Egitto con la barca. È vero. E però appunto per il momento ci stiamo concentrando tanto sul lavoro, infatti stasera mi bruciano gli occhi perché è dalle 8 di stamattina sono sul computer. Siamo spesso sul computer. E insomma ci stiamo lavorando su. Stiamo cercando di crearci il nostro piccolo angolino in cui poterci ritagliare la nostra vita e ritagliare una cosa bella anche per i nostri ragazzi. Sì. E volevo aggiungere... La testa, no? No, guarda. No, ti vedo un po' concentrato. Cosa? Ah, che stupido. Mi è passato di mente, adesso mi ha fatto pensare, adesso mi è passato di mente cosa volevo dire. Ci vuole poco per il Fabio. E fare un tipo di scelta del genere, imparerete a fare un sacco di cose. Mi sono reso conto che il 90% delle cose che sapevo a Novara adesso mi servono per il 10% della vita che faccio. Quindi la fortuna aiuta gli audaci, almeno nel nostro caso è così. E per adesso, toccando sempre il ferro, va bene. E sì, va bene, non tutto, va bene. Va bene, va tutto bene, siamo contenti, siamo beati, siamo tranquilli, insomma. Tu hai finito?
Io ho finito. Sembra di aver parlato abbastanza, li ho annoiati abbastanza. No, non hanno riaperto ancora la navigazione. No, vi facciamo sapere. Ciao Elisa, allora... Fabio, diglielo sì. Del gruppo, per chi è navigatore. Ah, sì, è... ecco. Visto che mi state... vedo che passano le richieste di sapere cosa succede qui. Io ho aperto un gruppo su Facebook che è Sailing in Greece Hellas. H-Hellas. Se volete iscrivervi, ci sono tutte le notizie riguardo la Grecia, le foto. Appena sappiamo qualcosa di più sicuro, chiaramente lo posteremo, però per il momento non è nulla, non c'è nulla di sicuro. Volevo presentare anche una cosa questa sera, una nuova rubrica che fa una mia collega barra amica barra fortissima Laurina, che comincerà sulla sua pagina Facebook, che è Laura Doria. La pagina è Voci sotto coperta, il Voci sotto coperta è la sua rubrica nuova, intervista Flo, ed è una rubrica che tratta sempre di mare, quindi se riuscite andate insomma a chi è interessato a queste rubriche sì, di mare, è qualcosa fuori dal coro, sì. È qualcosa di nuovo, interessante, bello, quindi vale la pena. Io so, c'è già l'anteprima, però andate a vedere. Ragazzi, vi abbiamo stufato abbastanza e ci vediamo sabato prossimo. Come al solito, yes. Se avete qualche domanda fatecela, che come vedete oggi abbiamo cercato di rispondere. E grazie a tutti, ci arrivano dei bellissimi messaggi. È vero, risponderemo a tutti, lei. Piano piano, perché cominciate ad essere no, tanti. Scherzo. E nulla, ci salutiamo, ci vediamo sabato, vi mandiamo un bacio. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao Davide! Ciao Nino! Non riesco a terminare.